Ciao, oggi vi faremo vedere come fare dei semplicissimi e anche molto simpatici funghetti con le bottiglie di plastica e non solo, dipende poi anche da voi da cosa volete utilizzare come gambo, ci sono tante possibilità. Questo è Arte Green, io sono Iolana e io sono Licia. Arte Green è arte che noi cerchiamo di divertirsi con questo tipo di arte. Molto creativa e molto divertente. Molto divertente. È un po' anche un po' faticoso perché sempre a cercare le idee, fare le prove, riprove e poi non vi dico che casino che si fa. Sì, che poi voi non lo sapete, ma noi per fare questi video siamo al Circolaccio di Ottignano e quindi ogni tanto dobbiamo fermarsi per andare a servire la gente, quindi è sempre una forza esagerata. Ecco, e dopo aver finito video o fatto le prove delle idee che noi abbiamo fatto, dobbiamo mettere tutto a posto, che è meno divertente. Sì, questo è vero. Però se vi piacciono i nostri tutorial, allora iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green e seguiteci anche sugli altri social. Ci troverete anche su Instagram, oppure anche su TikTok, su Facebook. Mi raccomando, visitate anche il nostro sito web perché lì capirete meglio il progetto che stiamo cercando di realizzare. Materiale occorrente per fare dei simpatici funghetti? No, dipende come volete realizzarli, ci sono vari modi. Allora, vi serviranno una bottiglia grande sicuramente per poter fare il cappello del fungo e poi dopo decidete di che colore farli. Però sotto potete utilizzare, questo è il brick dell'estate, un rotolo di carta igienica oppure un'altra bottiglia, un coltello a punta o delle forbici per riuscire a tagliare la plastica. Forse è un po' scomoda, però provate entrambi. Il colore acrilico, dipende il colore del fungo che volete fare, bianco e rosso se volete fare questo, un marrone e il giallo se volete fare una specie di porcino, dei pennelli e poi soprattutto un giornale per poter non sporcare il tavolo. Tagliate la vostra bottiglia a seconda di come volete fare grande il cappello. Non è facile andare dritto, quindi le forbici vi torneranno comode per rifilare il vostro taglio. Questo sarebbe il cappello, ancora non colorato, del fungo. Ora potremo utilizzare questo, il brick dell'estate, oppure il rotolo di carta igienica, o se no l'altra bottiglia. Facciamo anche l'altra bottiglia. E quindi rifiliamo. Allora, quindi se vogliamo fare un fungo con le bottiglie trasparenti dovremo per forza colorarle. Se invece utilizziamo il bianco dell'estate non servirà a colorare, servirà a colorare solo la parte del cappello. La stessa cosa con il rotolo di carta igienica. Quindi ora iniziamo a colorare. Quindi iniziamo dipingendo la parte esterna. Se proprio vi risulta difficile oppure il colore non prende bene, potete anche dipingere la parte interna. Una volta che avete dipinto il cappello di rosso, dovete lasciarlo asciugare. Intanto che aspettiamo, coloriamo di bianco il gambo. Per lavorare la plastica ci vuole un po' di pazienza, perché non prende bene il colore, però per dei lavoretti così non vi consiglio di utilizzare altri colori, perché magari sono più costosi e sono adatti alla plastica, oppure se no dovete dare una specie di aggrappante per il colore che rimanga attaccato. Per dei lavoretti così semplici secondo me va benissimo l'acrilico. Vi conviene, se non è venuto bene il colore, di passarlo più volte. Una volta che avete dato due passate di colore sia nella bottiglia sotto che nel fondo della bottiglia sopra, vedete come è venuto carino. Ora basta già metterlo sopra
sembra un funghetto. E adesso in questo tipo di fungo qui mettiamoci anche i pallini bianchi. Vi consiglio di farne alcuni piccoli, alcuni grandi, perché così è più carino, di non farli tutti uguali. Non devono essere perfetti, anche se sono uguali e non cerchi, va bene lo stesso. Una volta che è asciutto il colore, basta solo incollare le due bottiglie. La stessa cosa, come avevamo detto prima, si può fare con il brick dell'estate. Avete visto com'è facile realizzare questi funghetti? Vedi, potete fare tantissime prove con il rotolo di carta igienica, con altri tipi di bottiglie, con altri fondi di bottiglie e dargli tanti altri colori. Insomma, divertitevi a creare i vostri funghetti. Allora, avete visto in questo tutorial che non è così difficile fare questi funghetti e anche tante altre cose che noi vi proporremo. Infatti avete visto, ci sono anche nel nostro circolarci, questo l'avevamo diciamo provati quando abbiamo decorato tutto il nostro circolarci in modo creativo e in modo sempre con materiali riciclati. Se vi è piaciuto allora questo tutorial e magari se ne volete anche altri, voi fatecelo sapere, commentate che noi saremo molto contenti se volete altri tipi di tutorial, se volete cose simili a queste anche. Allora iscrivetevi, seguiteci sui social e soprattutto visitate il nostro sito web www.artegreen.it. E noi cercheremo di accontentarvi. Al prossimo video. Ciao!